Non era tempo, non era modo, non era luogo. Non era stato sociale o materiale per il contatto. Non era sogno che si lasciasse sognare senza il risveglio. Non era cibo che si lasciasse mangiare senza il brioschi. Non erano finti gli istanti da concepire finché poi duri. Erano puri gli abbracci delle lenzuola quando era sola, ma era schiavo il corpo di quest'urgenza, di una latenza, di un ritardo in microbyte, la sincronia. Non era mia, ma solo e soltanto sua l'appartenenza, gomitoli di incoscienza, ingarbugliati, come le stringhe dello spazio-tempo che perde il senso per poi ritrovarlo più in là, nel ritmo post-orgasmico del cuore, disperso dove, del senso, ritrovava infine il nesso. Non c'è dolore se ci riconosciamo lo stesso, se adesso è tempo, è modo, è luogo, nell'incostanza stabile del tatto, di disturbare Eliot e l'universo.